Tra poco. Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. Evade dai domiciliari per comprare limoni con cui condir le cozze, arrestato un 39enne. Da quando mi hanno licenziato, da dove lavoravo, ha visto? Quindi non è facile, però siamo qua a trovare spicci, chiediamo spiccini per portare qualcosa a casa. Dopo le sanzioni della polizia Urbino siamo andati a sentire i parcheggiatori abusivi che operano a Santa Croce di Fano. Non mi dimetto da presidente della Fondazione Carifano, lo annuncia Fabio Tombari che risponde alle accuse di bene comune. Sfuma il sogno per l'Alma Juventus Fano che viene eliminata in semifinale dal Monopoli. Buonasera e benvenuti a questa edizione di Occhio alla Notizia, edizione che si apre con la cronaca perché i carabinieri di Marotta hanno arrestato un 39enne evaso dai domiciliari per acquistare dei limoni. L'uomo, nel tentativo di non farsi notare, si nascondeva tra la folla di turisti. Avevo necessità di acquistare i limoni per condire le cozze. Questa la giustificazione di fronte al giudice di un 39enne evaso dagli arresti domiciliari. Era il primo pomeriggio di ieri quando i carabinieri di Marotta hanno suonato al campanello della sua abitazione per procedere al controllo. L'uomo era sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari per un procedimento penale pendente al Tribunale di Napoli in quanto indagato per spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo vari tentativi militari hanno desistito perché era ormai chiaro che l'uomo non fosse presente. Difatti, approfittando del flusso di turisti presenti in località balneare a Torrette di Fano, il 39enne si era mescolato alla folla per allontanarsi da casa. Immediate le ricerche dei carabinieri che dopo alcune ore lo hanno rintracciato in mezzo alle bancarelle e ai locali del lungomare. Tratto in arresto, in flagranza di reato per evasione, è stato messo a disposizione dell'autorità giudiziaria che ne ha disposto il giudizio direttissimo. Conosciuto responsabile del reato di evasione, ha patteggiato una condanna a 8 mesi di reclusione col ripristino della misura degli arresti domiciliari. Ed è di qualche giorno fa la notizia che la polizia di Urbino ha sanzionato 2 nigeriani sorpresi ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatori nelle aree di sosta dell'ospedale. Noi siamo andati ad incontrarli nel parcheggio del Santa Croce di Fano e allora sentite che cosa ci hanno raccontato. Si chiamano James Joe Osagie, 2 nigeriani di 44 e 27 anni che passano le giornate nel parcheggio del pronto soccorso Santa Croce. Il loro intento è quello di aiutare gli automobilisti a trovare un'area di sosta libera chiedendo però in cambio qualche moneta. Entrambi regolari in Italia, sposati e con figli, non hanno timore a raccontare le storie di vita che li accomunano. Anzi, si fanno avanti spiegando sia il motivo per il quale continuano a svolgere questa attività illecita, sia le difficoltà che devono affrontare ogni giorno assieme alle famiglie. Non ha un senso, hai capito? È difficile, però alla fine da quando mi hanno licenziato, da dove lavoravo, hai visto? Quindi non è facile, però siamo qua a trovare spicci, chiediamo spiccini per portare qualcosa a casa. Ecco, quanto riuscite a guadagnare durante il giorno? No, non è come guadagniamo qualcosa, dipende se qualcuno è felice e c'ha da dare. Forse alla fine qualcuno può avere 20 euro, 15 euro, così almeno è meglio di niente, hai capito? James Joe è in Italia da 11 anni, ha lavorato fino a poco tempo fa nel settore della metalmeccanica in una ditta a Monbaroccio e ha la fortuna di avere la moglie e le 3 figlie qui con lui. Il problema, racconta, è che oltre a non trovare un lavoro dignitoso non riusciamo a far avere alle nostre bambine la cittadinanza italiana e quindi, anche se lo volessimo, non possiamo espatriare senza le carte in regola. Protesta infatti lamentando di essere ostaggio della burocrazia. È vero che se i conducenti non lasciano monete e qualche tuo collega dà fastidio alle auto parcheggiate? Io come collega qui credo siamo molto tranquilli, non siamo, le gente che vengono qui siamo tutti amici, hai capito? Però dipenderà posti, come qui no, non litighiamo. Siete no. Bravi ragazzi. Sì.
Osage invece è in Italia da 10 anni e da 8 a Pesaro. Con lui ci sono la moglie e i figli, di cui un bimbo di appena 4 mesi. Per mantenersi, racconta, ha fatto anche l'imbianchino. Quanti anni hai? Io sono 27, quasi 28. Ecco, quindi sei molto giovane. Che cosa ti ha spinto a venire qua in Italia? Mi ha portato qui mio babbo per andare a scuola. Sul tema dei parcheggiatori e venditori abusivi si è dibattuto a lungo. È un dato di fatto e comunque certo sono in continuo aumento in diversi angoli della città, così come d'altra parte cresce l'esasperazione di qualche cittadino stanco di trovarsi lì di fronte ogni volta che parcheggia l'auto, che va al mare, al supermercato o semplicemente a fare una passeggiata in centro. Nonostante tutto, gli immigrati sono ben consapevoli di svolgere un'attività contraria alle norme giuridiche. A volte si passa ai carabinieri, poliziotti, si chiedono i documenti, poi se li danno, poi vedono che siamo in regola, no? Quasi tutti che vengono qui siamo in regola, poi non succede mai casino qui in zona, quindi... Quindi vi lasciano fare? Sì, anche qualche volta mi mandano via. Invece tra voi ci sono delle rivalità nei vari parcheggi? Io, guarda, questo non è un lavoro. Quindi dobbiamo pensare di quella, non è un lavoro. Ogni giorno, come anche oggi, io vado sempre all'agenzia, in fabbrica, a cercare il lavoro. Io faccio questo fino alle 1, alla mezzogiorno, poi vado via, vado a casa, cambiami, poi esco fuori per cercare il lavoro. Quella è la questione. E mantenere la famiglia, invece di prendere la pistola o fare fastidio alla gente, è meglio facciamo questo per vedere che... Anche 10 euro al giorno, quella va bene per la famiglia, no? Così non restiamo fame. Anche abbiamo l'affitto da pagare, i debiti, l'affitto, you know, le luci, tutto da pagare. Quindi con questo tiriamo sempre avanti, dai. Il venerdì prossimo verrà stipulato in prefettura il protocollo d'intesa per regolamentare le attività di volontariato svolte dai cittadini extracomunitari che richiedono protezione internazionale e che sono ospitati nelle strutture di accoglienza fanesi. Cambiamo argomento perché è stato celebrato oggi a Pesaro il 97° anniversario della festa della Marina Militare Italiana. Dopo aver letto in caserma i messaggi augurali delle superiori autorità militari e della Presidenza Nazionale dell'Associazione Marinai d'Italia, la cerimonia è proseguita al monumento dedicato ai caduti in mare, dove è stata depositata una corona benedetta dal parroco della chiesa di Santa Maria del Porto. Fabio Tombari non si dimette da presidente della Fondazione Carifano, l'ha annunciato questa mattina durante una conferenza stampa organizzata per rispondere alle accuse dell'associazione politica Bene Comune. Si è sempre pronti a puntare il dito contro la Fondazione, a scrivere un'intera pagina sulla Fondazione, a fare titoli alti, scrivere Tombari con caratteri altissimi. Ma nessuno dice scrive una pagina sul dopo di noi o sul centro gravi. E io oggi me la sento di dire queste cose. Si è tolto qualche sassolino dalla scarpa il presidente della Fondazione Carifano Fabio Tombari, che ha indetto una conferenza stampa per fare delle precisazioni sugli articoli apparsi sulla stampa locale per rispondere alle accuse dell'associazione politica Bene Comune che gli ha consigliato di lasciare la presidenza. Se queste persone che sono così brave a giudicare, a dire che conoscevano la situazione di Banca Marche nel 2009... E lo conoscevano, sapevano tutto e non hanno mai scritto una riga, non hanno mai detto niente adesso. E adesso sono capaci di fare i soloni, di dire avete perso o non avete perso. Certo che abbiamo perso in Banca Marche. Sapete quanto mi brucia a me quello che abbiamo perso in Banca Marche? Noi siamo le vittime, ha proseguito Tombari, così come i 40.000 risparmiatori privati che hanno perso i soldi con l'aumento di capitale dell'istituto di credito. E io per questo non ci dormo la notte, ha detto. Prima di sottoscrivere il tutto, abbiamo chiesto una consulenza a Prometeia, una società che opera a livello internazionale, pagando 10.000 euro più IVA, per chiedere uno studio approfondito sulla banca e sulla scelta di fare o meno un aumento di capitale. Se c'è qualcuno di quelli che hanno parlato anche ultimamente, che conosce il futuro, che sa come si fanno queste cose, che sa come avverrà fra qualche anno, se investire in obbligazioni o in azioni o in qualche altra cosa, io sono pronto a nominarlo subito nella commissione finanziaria. Le scelte, precisa, non le ho fatte personalmente perché le decisioni vengono assunte dalla fondazione riunita a tavolino. E nel fare queste operazioni si possono compiere anche errori.
purché queste cose, queste scelte siano fatte secondo i criteri giusti della buona capacità di scelta. Anche chi sceglie bene può sbagliare qualche volta. Tombari poi ha contestato le dichiarazioni secondo cui sotto la sua gestione il patrimonio della Fondazione abbia perso di valore. Quando sono entrato in carica nel 2004 il patrimonio era di 148,2 milioni di euro, mentre oggi, precisa, è di 138,4 di liquidità più 30 milioni di capitale immobiliare. Inoltre abbiamo cambiato il sistema perché oltre a mantenere integre le erogazioni verso i settori principali, come la sanità, il sociale, volontariato e ambiente, abbiamo realizzato strutture inesistenti prima e che ora sono a servizio della collettività. E oggi 450 studenti universitari sono presenti a Fano. Questo palazzo è stato ripristinato e riportato a un livello veramente bello. Quando passo lì davanti mi sento veramente soddisfatto di quello che ho fatto, nonostante tutte le cattiverie, tutto il fango che mi hanno gettato. In merito invece alla richiesta di lasciare la presidenza, Tombari ha detto: fino a che la salute mi assiste e godrò della fiducia degli organi, resterò in fondazione. Ho questa passione e ho l'esperienza e ho la capacità ancora per poterlo fare. Ho avuto un danno non solamente morale, ma anche materiale, perché si perde la stima nella gente. Se tu scrivi 36 milioni di debito, Tombari si dimetta. Poi lei legge l'articolo, non c'è niente di questo. In conclusione, ha voluto dire la sua anche il vicepresidente Alberto Berardi. Questa storia io mi auguro che finisca presto. Il presidente è stanco perché la vive direttamente, ma siamo stanchi anche noi, eh? E torniamo a parlare di degrado perché sull'argomento è intervenuto Enrico Fumante. Secondo il consigliere comunale del Partito Democratico, l'ultimo titolato a parlare di degrado è proprio chi lo ha generato e quindi ne è la causa. Mi riferisco, scrive in una nota, a chi oggi si trasforma in osservatore attento di ciò che prima non vedeva e di cui forse ne ha perso memoria. Fumante, evidentemente riferendosi a Santorelli e Garbattini di Progetto Fano, ricorda che il tour del degrado ha costretto la giunta precedente a intervenire dove da anni non arrivavano risposte, ad esempio il nuovo ponte sul Porto Canale. Santorelli a sua volta ha replicato a Fumante sottolineando che nonostante l'aumento delle tasse e l'ordine ai vigili di fare multe per incassare, i servizi ai cittadini sono diminuiti, il degrado è aumentato, la giunta è assente o part-time, la maggioranza è alle prese sulle poltrone da assegnare in giunta e i cittadini pagano. L'ex sindaco di Fano Stefano Guzzi invece ha firmato una mozione per rilanciare le terme di Carignano. Il consigliere comunale chiede al primo cittadino serio e alla sua giunta di attivarsi con ogni mezzo per stimolare la ripresa dei servizi, solitamente erogati in questo polo turistico unico nella nostra realtà. Ci aspettavamo la riapertura degli impianti dalla primavera scorsa, dice Guzzi, ma ad oggi questo non è avvenuto, né c'è stata alcuna comunicazione da parte della proprietà ai lavoratori e agli utenti. Giornata di festa oggi negli istituti scolastici dove è suonata la campanella per l'ultimo giorno di scuola. Guardate. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ultima campanella oggi per gli studenti che hanno salutato con il consueto entusiasmo la fine dell'anno scolastico e che hanno visto chiudersi le porte dei loro istituti fino a settembre prossimo. Festeggiate, ma non siete preoccupati per i quadri finali, quindi con tutti i voti? No. Io no, perché tanto sono qui anche l'anno prossimo. Loro forse sì. Prendiamo sta vittoria. Ci speriamo fino alla fine. Ci speriamo e per loro più che altro, io sto qua. Ti dai già per spacciato? Sì. Ma sì, io veramente ho già preso l'ombrellone, loro ancora sono qui che tribolano. Sì, qual è la prima cosa che farete appena arrivate a casa? Andiamo al mare! Quindi si inizia, bagni, spiaggia. A casa non si torna. Divertimento in programma? Va là, sì. E per questo a estate invece vi hanno dato dei compiti? No, nessun compito per fortuna. Completamente liberi, finalmente. Giornata di festa dunque nella maggior parte degli istituti, ma per qualcuno lo studio non termina oggi. Siete ancora allo studio per affrontare l'esame di Stato? Esatto, sì. E ci impegneremo al meglio e niente. In bocca al lupo a tutti noi. Sono pronto a prendere il diploma, saluti i miei compagni, io sono 7 anni che sono qui e ora che me ne vado. Sì! Che bello!
che si fanno gavettoni, guardate qua, tutti contenti, anche se devono affrontare l'esame di Stato fra pochi giorni e quindi lo studio per loro continua. Gli studenti iscritti all'ultimo anno delle scuole superiori inizieranno infatti il 17 giugno con lo scritto d'italiano, proseguiranno il 18 con la seconda prova, per poi concludere con il quizzone del 22 giugno. Le date d'inizio e fine degli orari invece verranno fissate in seguito. Non c'è infatti una data precisa, uguale per tutte le scuole, perché ognuna deciderà in modo autonomo. Come è andato l'anno scolastico? Beh, più o meno, come sempre. Quest'anno ti aspetta l'esame di Stato? Sì, purtroppo sì. E poi hai già dei progetti? No, lavoro, basta studi. Si spera di finirla nel migliore dei modi, dai. E per festeggiare l'ultimo giorno di scuola, un 19enne di Urbino ha fatto esplodere un petardo artigianale costruito da lui stesso con una miscela di polveri che però gli è scoppiato in mano procurandogli l'amputazione di tre dita. È accaduto questa mattina intorno alle 11 quando era uscito dall'istituto con altri due compagni. Lui è rimasto ferito alla mano, gli altri due sono stati colpiti solo da qualche scheggia. È stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Ancona per essere sottoposto ad un intervento di chirurgia della mano. Il 19enne ha un laboratorio di chimica a casa e, stando a quanto si è appreso, in passato sarebbe stato consigliato dagli insegnanti di fare attenzione. Sul luogo sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il 118. Parliamo ancora di scuola perché gli insegnanti della provincia di Pesaro Urbino continuano a manifestare protestando contro la riforma della buona scuola del governo Renzi. Oltre a bloccare gli scrutini, docenti del coordinamento scuole 27 maggio insieme a genitori e studenti si incontrano giovedì 11 giugno alle ore 18:30 in piazza 20 settembre a Fano. E venerdì 12 giugno, in occasione della solennità del Sacro Cuore di Gesù a Urbino, alle ore 17 si svolgerà una processione che partirà da Piazza Elisabetta Gonzaga fino al santuario dedicato al Sacro Cuore di Gesù, dove alle ore 18:30 si terrà la concelebrazione dell'Eucaristia presieduta da Monsignor Giovanni Tani, arcivescovo di Urbino, Urbania e Sant'Angelo in Vado. E adesso passiamo allo sport perché si è disputata al Mancini la semifinale tra l'Alma Juventus Fano e il Monopoli, ma è Granata, visto che hanno perso 2-0, sono stati eliminati. La telecronaca di Sergio Catalani. Scendono in campo le squadre di Alma Juventus Fano in maglia granata e Monopoli in maglia bianco-verde. Buon pomeriggio, ancora buon pomeriggio da Sergio Catalani, dallo stadio Mancini di Fano. Ha preso purtroppo il compasso, punizione intanto, il colpo di testa, il gol del Monopoli che passa in vantaggio. Attenzione, contropiede, pericolosissimo il Monopoli. Si manca Salvestroni che è libero, il tiro, Clementi Nestre, poi c'è il gol di Salvestroni che raddoppia. Sivilla prova a mettere nel mezzo, c'è, attenzione, Torta. Il tiro, c'è il fuorigioco però, annullato anche il gol a Torta. La curva che se la prende con l'assistente, beh, non è comunque il fischio di gara, eccolo il fischio di gara, esultanza dei tifosi e dei giocatori del Monopoli. Monopoli che batte l'Alma Juventus Fano e accede in maniera meritata alla finale di domenica prossima. E la partita la trasmetteremo domani sera, invece fra poco andrà in onda uno speciale della Banca di Credito Cooperativo di Fano denominato Crescere nella Cooperazione. Poi la conferenza stampa del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Fano, Fabio Tombari. Grazie per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata con i programmi di Fano TV. Arrivederci a domani.